Ragazzi, oggi svuota la spesa Eurospin, sono appena tornata dal supermercato e quindi vi mostro che cosa ho comprato. Ho speso 23,61 euro, come potete vedere qui. Allora, ho preso per la maggior parte cose in offerta. Partiamo subito dai pomodori. Sono già aperte alcune cose perché le ho utilizzate, perché ho aspettato anche un po' troppo per fare questo video, quindi le ho dovute usare, ecco. Quindi ho preso questa confezione di pomodori che sta 1,19 euro, stavano in offerta. Parecchia frutta e verdura stava in offerta. Dura, ho preso l'insalata, l'iceberg, questa qui, che è anche abbastanza pesante a suo giro. Questa l'ho pagata 89 centesimi. Sempre in offerta ho preso il petto di pollo. Questo qui però dell'altra marca, perché di solito sono due, prendo sia questo che quello a metà, diciamo, per capirci. Quello lì non mi ricordo adesso di che marca, se trovo la foto ve la metto, però quando c'è un'offerta questo preferisco prendere questo, perché secondo me è più sano, o comunque è migliore rispetto a quell'altro. E questo l'ho pagato 1,35 euro e sono 140 grammi. Poi questo, voglio dire, se ne va a casa mia come il pane. E quindi però ho preferito prenderne uno, anche perché poi, facendo la spesa di venerdì questa settimana, con il weekend che stavamo fuori casa, non si sarebbe consumato, quindi ho preferito non prenderne altri. Poi ancora in offerta c'erano i miei bellissimi e buonissimi bastoncini risulini, che quando stanno in offerta ne faccio sempre la scorta perché mi piacciono tantissimo. E questi stavano 1,19 euro, me li ricordo perché quando stanno in offerta so già che stanno 1,19 euro. Di solito stanno sui 1,50 euro, se non mi sbaglio, 1,40 euro. Quindi ne faccio la scorta. Sono questi qui così, che utilizzo per fare le insalate di pomodoro o per fare le insalate di riso, con riso nero. Sono buonissimi senza cucinarli, già così. Ci sono anche surgelati, però preferisco questi perché hanno più sapore. E tra l'altro poi sono già pronti e quindi va benissimo. Poi, buonissima scoperta di un po' di tempo fa, che ormai ogni volta che è in offerta prendo. Questa spesa è praticamente tutta in offerta. E la mousse magra, che stava 29 centesimi ed è appunto 125 grammi ed è fatta così. Questa è la fragola. L'ho presa anche l'altra volta alla pesca ed è buonissima. C'è sotto la fragola, in tipo gelatina, una mousse sopra, che è veramente veramente buona. Così, e ne ho prese due, anche perché scadono a fine aprile, quindi va benissimo. E poi ho preso di formaggi la robiola, che mio marito sempre me la chiede perché gli piace tantissimo. Questa qui 100 grammi, questa non stava in offerta, questa sta 79 centesimi. E poi questo stava in offerta ed è quello simile al galbanino. Questo stava 1,35 euro, di solito, se non mi sbaglio, sta su 1,69 euro, 1,50 euro, ma non vorrei sbagliare. E questo è quello piccolo, perché c'è quello piccolo e quello più grande, ma quello grande è poi esagerato per due persone. Questo lo usiamo praticamente dovunque, sia così, senza niente, sia nei panini, nelle piadine. Mi piace tantissimo perché è proprio simile al galbanino. Non dico uguale perché questo magari proprio non lo è uguale, perché ci sono cose che veramente sono uguali alle cose di marca, ma questo diciamo che ci si avvicina abbastanza. Poi, per quanto riguarda la carne, ho preso i tirolesi, che questi qua sono veramente veramente buoni, e che stavano 2,97 euro, ma c'era quasi 1 euro di sconto perché c'era il 30% di sconto, quindi alla fine l'ho pagati 2 euro. E ho preso le cotolette panate di suino, che stavano 2,88 euro, però sempre con lo sconto del 30%, li sono costati intorno ai 2 euro, poco meno, insomma. Poi, continuando con i formaggi, ho preso le mozzarelle, le ho messe qui perché erano due, però una ce l'abbiamo già mangiata, la stessa che ho fatto la spesa. Queste anche stavano in offerta e sono delle burratine. Queste stavano nel banco frigo, già dove praticamente, non nel banco frigo quello dove prendi queste altre cose, ma nel banco frigo proprio dove ti danno i salumi, quelli affettati. Erano 250 grammi e le ho pagate 2,50 euro, quindi più o meno sui 5 euro al chilo. La burrata va benissimo. Poi iniziamo a fare scorta per l'estate, per le magnifiche serate di estate, e ho preso questi funghi alla pizzaiola, che in realtà poi mi sono resa conto che ne avevo già due confezioni aperte a casa,
Però vabbè, li finirò comunque. Questi anche sul pane, ragazzi. Se prendete il pane appena sfornato o magari lo fate un pochino così sul fuoco, sulla piastra, con un pochino di funghetti, è veramente spettacolare. O nelle insalate, adesso iniziamo il periodo delle insalate e chi più ne ha più ne metta, sono buonissimi. E anche queste, le melanzane sott'olio alla contadina. Queste sono leggermente piccanti, vedete, ci sono dei pallini rossi, non so se riuscite a vederli. Ma sono un po' piccantini, se ti capita quella più piccante, eccolo, è un problema, però sono saporitissime queste, anche sulle frise che noi facciamo qui, e penso che le conoscerle tutti, sono veramente buonissime. E ho preso le uova che mi servivano, queste qui sono quelle lì medie, 10 uova medie, e sono 1,80 euro, no, scherzavo, 1,45 euro. Sono queste qui così, che adesso andrò a riporre. Poi ho preso il bicarbonato, che l'avevo finito, e voi sapete che praticamente lo utilizzo in qualsiasi cosa. Infatti vi lascio il video che ho fatto qui, mi raccomando, andatelo a vedere, per gli usi del bicarbonato, che sono veramente, veramente tanti, con pochissimi centesimi, pulite praticamente dovunque. E questo sta a 49 centesimi. Poi la farina. Quello normale 00, ho visto che ci sono parecchie farine, io non mi sono mai addentrata in questo nuovo mondo perché in realtà mi bastava quella normale e quella per dolci e basta. Però siccome a breve prenderò la macchina del pane, spero, della Lidl, voglio iniziare a fare tante cose carine, ovviamente le faremo insieme se vi va e vi farò vedere come va avanti la mia esperienza con la macchina del pane. Poi in ultimo ho preso la fecola di patate. Ah, la farina non vi ho detto quanto stava. La farina sta a 29 centesimi. La fecola di patate, questa te l'ho presa perché la fecola di patate è sempre utile averla. E questa l'ho pagata 55 centesimi e questa è mezzo, no, 250 grammi. Questo è un chilo e questo il bicarbonato mezzo chilo. In ultimo, ma non ultimo, bello mio, non c'entra più niente, lo zucchero. Un chilo l'ho pagato 1,59 kg. Quindi, con queste cose così carine davanti, io vi saluto. Vi ridico di nuovo che ho speso 23 euro questa volta, sono stata brava. E vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!